Amici di Daily Cases, buonasera, ci troviamo all'interno del loggiato sotto Belvedere qui a Giulianova in occasione del Festival dell'Acape Caffè, Caffè Letterari d'Italia e d'Europa. Con me accanto l'avvocato Gianfranco Cocciolito, buonasera avvocato, che è presidente della commissione Affiatamento. Ecco, ci vuole illustrare il ruolo di questa commissione, avvocato? La commissione distrettuale, allora il distretto è presieduto da un governatore, il distretto Rotary. A fianco al governatore lavorano delle commissioni. La presidenza di queste commissioni, sono 4-5, la presidenza di queste commissioni danno un contributo al lavoro del governatore per tutte le esigenze che sui club sorgono. La mia è quella, forse mi permetto di dire, una più delicata, perché riguarda proprio quelle frizioni che si possono creare tra soci o tra club, che siccome siamo fatti naturalmente di piccoli egoismi, piccole di schermaglie, certo. Siamo anche fatti così di anche... Siamo uomini, cioè, natura umana. Soprattutto di individualità, perché ogni socio del Rotary porta la sua individualità, e siccome l'ingresso in un club Rotary è, tra virgolette, riservato a delle personalità del territorio, certo. Allora che vuole? Uno ha qualche difficoltà a rinunciare alla propria individualità per immergersi in questa realtà. Questa commissione serve proprio a questo. Quindi la commissione è a stretto contatto con l'ufficio del governatore? Cioè, strettissimo, ma certo. Soprattutto deve essere a strettissimo contatto con i presidenti, dai quali deve cogliere naturalmente queste sensazioni, certo. Queste sensazioni di incertezza. Anche un po' l'umore, insomma. Sì, ecco. Vedere un pochino per risolvere, naturalmente. Certo. E lei ha questo ruolo delicato, no? Di trade union, possiamo questo così dire. Temo che questa scelta che è caduta su di me non è tanto per la mia personalità, ma quanto soprattutto perché io sono al Rotary da 44 anni, il che significa che mi hanno preso da bambino. Certo. In genere, ecco, quando dicevo che nel Rotary si entra così, ma diciamo tra virgolette, perché si hanno delle caratteristiche così apicali, diciamo, su un certo territorio. A me, e io dissi, ma io non ho, avevo un po' 25 anni, 30 anni, certo. Ma io non ho questo ruolo apicale. Mi disse, ma tu lo diventerai. E così è stato. Spero di sì. Avvocato, la ringrazio della sua cortesia, buon lavoro, arrivederci. Amici, eccoci di nuovo qui nel loggiato del sotto a Giulianova. Questa volta siamo in compagnia di una scrittrice, Raffaella Lanzetta. Buonasera Raffaella, e grazie della tua cortesia. Allora, io qua ho un libro che è tua opera, no? Fammi diventare poesia. Allora, come nasce l'idea di scrivere poesie? Dalla... Da cosa parte? Parte dalla frustrazione, perché io scrivevo solo per me e non sapevo se le mie poesie piacessero o meno. A quel punto l'ho sottoposte a Vincenzo Mollica e ho detto, caro presidente, perché lo chiamiamo così, per amicizia e affetto, per cortesia dimmi sinceramente, in modo crudo e duro, cosa pensi della mia poesia? E lui ha detto, assolutamente, tu devi scrivere, se pubblicherai ti scriverò la prefazione. E così è stato, e così sono diventata poesia, anche grazie a lui, a Vincenzo Mollica, TG1. Quindi in realtà, perché tu hai citato Mollica? Perché in realtà lui ti ha fatto la prefazione, che è assolutamente strepitoso, voglio dire, è un bel incipit, no? E prima, durante la premiazione, tu hai recitato tre tue poesie. Ecco, una in particolare mi ha colpito, quella, diciamo, sulla gelosia. La vuoi ripetere qui? Beh, la leggo. Allora, un attimo che la cerco. Un attimo. Tutto solo. Tutto rigorosamente in diretta, eh? Niente di sì, separato. Sì, quindi, se ecco. Mi tradirai, pagina 37. Ecco, naturalmente ecco. Sentite ancora gli applausi sottofondo. Se mi tradirai, possa diventare cenere se arderai per un'altra donna, che sgorghi sangue se farai pulsare il sangue nelle vene di un'altra amante,
il tuo sesso, perde il suo vigore nella gioia di un effimero piacere. Ti ho amato nel ventre dolce di vita, ti ho cullato nel dolore di sorte avversa. Ricorda, questi versi, come serpi velenose, rimbalzino tra le gambe di altre donne, se con loro giacerai. Grazie. Splendida poesia. Allora, edizione Chillemi. E lo troviamo in tutte le librerie? Su Amazon. Su Amazon è il sito della casa editrice Chillemi. Ok. Sì. Raffaella, grazie mille. Grazie. In bocca al lupo. Amici, eccoci qua, siamo sempre in occasione della fine del festival di questa premiazione. Con me ho il piacere e la lusinga di avere il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Nino Mastrocola. Buonasera rettore. Buonasera. Allora. No, volevo solo precisare che sono rettore eletto, quindi prenderò servizio il 1° novembre. Vabbè. Quindi non ancora. Vabbè. In pectore, si può dire in pectore? Non magnifico ma splendido. Vabbè. Ok. Senta, allora, come mi dia un giudizio su questa serata? Ma io penso che qualunque iniziativa volta a promuovere la cultura sia fondamentale, in questo paese in modo particolare. La cultura significa collegamento poi con un territorio pieno di vita e pieno di anima e anime. Certo. Prima nei saluti accennavo al collegamento tra cultura e formazione. L'università ovviamente si occupa di formazione insieme con la scuola, però non è possibile fare formazione se non c'è un substrato culturale dove inserire questa formazione. Rettore, le chiedo, il futuro è ottimista per il futuro, per la cultura? Sì, sono ottimista, è un ottimismo della volontà. Perché io sono convinto che anche a livello economico la cultura, come dicevo prima, insieme con la promozione del territorio, possa dare una mano a questo paese e soprattutto dare una mano ai giovani di questo paese che forse li stiamo un po' dimenticando. Perfetto. Allora, rettore, io la ringrazio molto. Grazie. Auguri per il suo lavoro e per il suo prossimo incarico. Amici, ecco, questa volta siamo con il professor Luca Filipponi, che è presidente del Spoleto Art Festival. Buonasera professore. Salve. Allora, intanto le chiedo novità per quest'anno. Beh, ci sono tante cose nuove e anche tante conferme rispetto allo scorso anno. Noi proponiamo la formula Art in the City, cioè che è la formula, come si dice, formazione che vince non si cambia, certo. Dato che l'anno scorso è stato un grande successo, e quindi abbiamo nella città di Spoleto dal 27 settembre al 1 ottobre 84 location, compresi teatri, palazzi pubblici e privati, e diciamo tanti luoghi insomma importanti per la cultura, che vengono in qualche modo messi a disposizione per le esposizioni artistiche, di arti visive. Certo. E poi nello stesso tempo ci saranno opportunità per tutti gli appassionati di arte contemporanea per andare a vedere le tante bellezze di Spoleto, quindi scoprire anche bellezze nascoste di arte moderna, di arte antica, e nello stesso tempo gli appassionati di arte contemporanea potranno essere in qualche modo anche protagonisti. Bene. E quindi sono previsti oltre 84 location, ci sono 36 concerti di musica classica che sono fatti intorno alla casa Menotti, cioè la casa storica di Giancarlo Menotti e il suo pianoforte proprio di Giancarlo Menotti, e oltre 50 eventi in 6 giorni. Quindi questo è un po' il resoconto dello Spoleto Art Festival. Il tema di quest'anno è un po' un fil rouge di doppio tipo. Il primo, quello che ho prima citato in questa kermesse, che era appunto il ruolo dell'artista nel XXI secolo, e poi ci sarà il rapporto tra arte ed economia, quindi arte e denaro, e quindi un po' quindi i rapporti tra il mecenatismo nell'arte, fare arte, cosa significa fare arte contemporanea oggi nel XXI secolo. Ecco, ci ricorda il periodo? Quindi dal 27 settembre al 1 ottobre a Spoleto. Concludiamo questa serie di intervista con il dottor Antonio Lera, che è il presidente dei Parchi Letterari. Buonasera presidente. Buonasera, i Caffè Letterari d'Italia e d'Europa sono un'iniziativa che ormai facciamo da diversi anni su tutta Italia e in parte anche in Europa, siamo stati in alcune città europee
E stavolta abbiamo fatto il gemellaggio, in questa occasione con il presidente del club Teramo Est Rotary e con il distretto 2090 del Rotary International, lo Spoleto Festival Art. Abbiamo pensato di fare insieme questa manifestazione, questa iniziativa del Festival dei Caffè Letterari Agape, nello spirito dell'amicizia e della fratellanza, sperando insomma di poter portare delle gemme, diciamo, dei semi diciamo, in questa ottica positiva. Un consuntivo di questa bella manifestazione, secondo lei? Bah, credo che sia andata molto bene, ho visto tutte le persone, artisti, le autorità rotariane civili che sono intervenute, insomma hanno avuto un feedback positivo e quindi sicuramente un'iniziativa che continuerà. Le prossime, diciamo, tappe sono il 29 a Spoleto, certo, e il 14 a Pescara, la sala della provincia, e il 4 di maggio a San Benedetto del Tronto. Quindi questa manifestazione itinerante. Itinerante, assolutamente. Splendido, Presidente. Grazie mille, buona serata e auguri per la prossima. Grazie.